Puoi sorridere anche, non è vietato. Sei in finale alle Olimpiadi. Ah sì? Non l'avevo capito. No, forse per la prima volta l'ho capito. Alla fine stavano per uscirmi. Stava per uscirmi una lacrima che veramente non succede. Stava, non l'ho rientrata, però. No, veramente oggi è stato qualcosa di eccezionale. Soprattutto dopo il terzo set che abbiamo fatto, ne abbiamo combinati di tutti i colori negativamente parlando, perché siamo andati, come si vuol dire, un po' in banana. Però poi il quarto set siamo rimasti lì attaccati al punto, era una semifinale olimpica, lo sapevamo, e non potevamo lasciarla andare così in quel modo, avremmo avuto dei rimpianti per tutta la vita, penso. Quindi abbiamo detto ci proviamo fino in fondo, e così è stata. Poi Ivo è stato veramente bravo all'ultimo servizi, che veramente ha tirato tre bombe incredibili. Però quello è il risultato del gioco di squadra, secondo me, perché una volta che ci siamo aiutati tutti insieme, una volta che abbiamo sofferto tutti insieme, siamo usciti fuori, veramente è stato qualcosa. Poi il tablet, vabbè, siamo andati avanti noi, però è stato veramente fantastico. Che hai pensato quando hai buttato giù quel pallone fondamentale? Quel pallone fondamentale, il muro, dici? O... andai attaccato. Ah, ho pensato che ho fatto un attacco set. Veramente. Mi è partita. L'ho presa con un dito e la palla è uscita malissimo, era fuori, e meno male che l'ha presa al libero, lì mi ha aiutato. Lì ho detto o la tiro o la tiro. Una volta che sei lì devi rischiare, se non rischi perdi sempre. Quindi abbiamo rischiato, è andata bene, adesso abbiamo una finale olimpica da giocarci. Una serie di battute che ha cambiato la partita, il tie break e la partita. No, sono contento, dai, sono contento perché... siamo stati bravi, siamo stati molto bravi, non era semplice vincere questa partita, questo tie break. Dopo il terzo set lì, perso così, una squadra normale, 95 su 100 lo perde la partita. Invece siamo stati lì, sapevamo che comunque siamo forti, che giocando a tutta potevamo portarla a casa il set e poi il tie break. E penso che alla fine questo abbia pagato. Nel tie break loro si sono accorti che davanti non avevano la squadra del terzo set, che gli ha regalato il set, ma avevano una squadra cazzuta. Dì la verità, nel quarto set sotto 3 punti, 4 punti, avete mai pensato è finito? No, io più che altro l'ho pensato dopo, alla fine del terzo, perché perderlo così francamente ti segna. Per esperienza, perdere un set così, poi una semifinale olimpica, cioè non è semplice uscire fuori da... insomma. E quindi siamo... no, veramente, abbiamo fatto una roba incredibile, incredibile, e siamo stati, diciamo, premiati per la costanza, per quanto ci abbiamo creduto sempre. Più di loro secondo me, e alla fine siamo stati premiati. Adesso secondo me dobbiamo, insomma, c'è un'altra bella partita, ma se andiamo così dobbiamo andare a tutta, che tutto può succedere. L'ultima cosa, cosa hai pensato quando ti sei sdraiato per terra con le mani in faccia? No, ho pensato che non era vero, secondo me non era vero, per me era non era vero essere qua. Specie dopo 4 anni fa che sono uscito dal gruppo l'ultimo giorno, quindi ho lavorato tantissimo questi 4 anni, e già essere qua per me era un sogno, un grandissimo obiettivo, ma ad essere in finale delle Olimpiadi francamente forse anche adesso non ci credo.